Ben ritrovati telespettatori all'appuntamento con i fatti e le opinioni. Oggi parliamo di politica e economia un po' insieme, mescolando i due temi. Parliamo anche in particolare degli effetti sociali di quella che è la manovra Draghi. Una manovra da 30 miliardi, di cui 23,4 in deficit, un impianto anche di manovra fiscale con capitoli di spesa indicati nel documento di programmazione che è già stato inviato a Bruxelles, che è piuttosto complesso e che noi affronteremo, però cercando di andare sul concreto di come verranno a modificarsi i capitoli di spesa del nostro Stato, di quella che sarà la incidenza delle misure sulla vita concreta di noi italiani. Per farlo noi abbiamo tre punti di vista molto importanti e prestigiosi nei nostri studi che io metterò a confronto e dai quali ci aspettiamo, insomma, notizie e valutazioni rispetto a quello che ha deciso il nostro governo la scorsa settimana e appunto sugli effetti che ci sarà in un contesto in cui l'Italia è ripartita, sta vivendo una fase di crescita, ma ancora in una fase di incertezza legata alla pandemia. Saluto e ringrazio i nostri ospiti, a partire dal direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte. Buonasera a tutti. Buonasera, benvenuto nei nostri studi, bentornato. Insomma, lei ha anche accesso ad una trasmissione molto importante che noi, di cui noi siamo molto fieri, a Rete 8, che è Economia, che va in onda tutti i lunedì sera insieme proprio a Confindustria Chieti Pescara, che approfondisce questi e tanti altri temi. Salutiamo e ringraziamo il senatore Luciano D'Alfonso, presidente della Commissione Finanze e Tesoro di Palazzo Madama. Bentornato, presidente D'Alfonso. Salutiamo e ringraziamo il segretario regionale generale di CGIL Abruzzo e Molise, Carmine Ranieri. Ben rivisto anche a lei. Allora, la manovra. Io prima però di parlare della manovra voglio stare proprio sull'attualità strettissima di qualche ora fa, addirittura di ieri sera, con l'approvazione da parte del governo del DL concorrenza. In Italia mancava una misura di questo genere, penso ai tempi della riforma Bersani. Chiedo supporto su questo al senatore D'Alfonso. Si tratta di toccare nervi scoperti della vita economica e sociale di questo paese, anche patate bollentissime che si riferiscono a partite come i tassi, la telefonia, le comunicazioni, la sanità, le spiagge e i notai. Questi ultimi due temi sono stati in parte accantonati. Ecco, ma le chiedo un giudizio generale su quello che, quel poco che sappiamo, insomma, voi avete naturalmente anche i testi e quindi avete sicuramente delle informazioni più aggiornate. Cosa cambierà nel paese sul fronte della concorrenza? Quanto l'Italia si adeguerà a standard internazionali se questo DDL andrà in porto, presidente D'Alfonso? Allora, ci guadagneranno quelli che si chiamano i consumatori in Europa, che in Italia sono i cittadini, i portatori di progetti di vita. Ci guadagneranno perché si comprimeranno i costi in quanto rientreranno i costi dei servizi all'interno di un quadro competitivo. Vedete, il mercato non è la panacea di tutti i mali, però il mercato, se mette in competizione, genera la migliore offerta possibile, quanto alla qualità, quanto alla durevolezza, alla sostenibilità, quanto ai costi. Si realizza quella che si chiama, anche sul piano della domanda e offerta dei servizi, la democrazia economica. È un principio che sta a cuore all'Europa, quello della concorrenza, della competizione, accanto a quello della coesione, poiché quello della coesione allo stesso modo è un grande tema che deve informare di sé non solo l'ordinamento europeo ma anche l'ordinamento italiano, in una specie di composizione che porti avanti qualità, quantità dei diritti. Faccio un esempio molto concreto. Nella disciplina, nella letteratura, ma anche nella vita reale degli atti deliberativi si scrive che le aree portuali sono d'oro, le concessioni demaniali portuali. Come vengono date questo? Queste aree come vengono assegnate? In passato qualche cedimento c'è stato, nel passato lontano, che poi ha generato diritti acquisiti. Deve essere chiaro che oggi chi prende le aree portuali di rilievo demaniale deve produrre ricchezza,
deve produrre ricchezza, ma non solo per sé, anche per la comunità sul piano della ricaduta economica, occupazionale, e ci deve essere una competizione, una comparazione tra gli uni e gli altri. È accaduto in Italia, anche in Abruzzo, che alcune aree portuali siano state date per poi shiftare attraverso l'istituto dell'affitto ad altri. Non va più bene. Praticamente chi vuole un bene, chi vuole gestire un bene o un servizio, deve presentare un progetto di gestione che tenga da conto la sua esigenza di ricchezza e anche l'esigenza che ha il collettivo di ricaduta economica ed occupazionale. Se noi pensiamo per esempio alla partita della telefonia, è stata una vera e propria aggressione, dove l'unico obiettivo era quello di fare i numeri e contratti, senza la qualità. Si porrà un tema dal punto di vista anche di altri servizi a domanda individuale e collettiva. Pensate alla copertura anche elettrica, alla copertura elettrica. Noi su questo fronte dobbiamo portare avanti una grande rivoluzione. Io ho fatto anche attività di sindacato ispettivo, la mia commissione e la commissione finanze, ma anche partecipazioni del tesoro. Poi ne parleremo in seguito anche circa quello che la legge di bilancio contiene per fare in modo che i costi di erogazione del servizio elettrico non siano contro le famiglie e contro i progetti di vita delle persone. La liberalizzazione delle regole è per le imprese, lo chiedo a Luigi Di Giuseppe Affatte, un tema strategico, penso, nella crescita di competitività del nostro paese. Insomma, l'attaccare delle fasce di privilegio, soprattutto pubblico in questo caso, può essere davvero una strategia, un indirizzo che insomma, il coraggio di Draghi potrebbe portare a casa per rendere l'Italia un paese finalmente europeo sotto certi aspetti. Assolutamente sì, noi abbiamo sempre ritenuto che la concorrenza sia un valore che serve a creare ricchezza, lo diceva il senatore e presidente D'Alfonso, non solo per l'attività d'impresa, ma anche per i territori dove si insiste. Se il principio è questo, un intervento pubblico che nei periodi straordinari di forte crisi ci deve essere, ci può essere, deve essere sempre considerata come diciamo, l'obbligo successivo di poter rilasciare, liberare quelle risorse ai privati, verso le privatizzazioni. Su questo riteniamo che il Presidente Draghi, il Ministro Franco abbiano già individuato le linee di intervento. Certo è che sulla manovra finanziaria, se ci riferiamo ad alcuni, diciamo, appostamenti finanziari su alcune misure, qualche dubbio sull'aspetto della validità dell'intervento, mi riferisco per esempio alla manovra fiscale, una riforma che attendiamo da poco meno di un quarto di secolo, 8 miliardi naturalmente che fa leva su una riforma fiscale dove si annuncia l'abbassamento della soglia IRPEF al 38%, noi abbiamo sostenuto, il nostro centro studi nazionale ha sostenuto che questo purtroppo riguarda una platea di contribuenti che è appena superiore al 16%, quindi noi dobbiamo toccare una leva molto più diciamo elevata, molto più orizzontale, che va a toccare anche il cittadino che ha redditi più bassi. Poi c'è il tema del cuneo fiscale e Parleremo anche per quel che riguarda la manovra. Ecco, io volevo porre però, lo chiedo prima di Giuseppe Affatte, poi anche soprattutto a Ranieri, il tema della concorrenza con una stretta che viene preannunciata sugli famosi affidamenti in house, che furono quelli che invece nei decenni scorsi furono la linea principale d'azione per quanto riguarda in particolare le utilities e i servizi essenziali. Ecco, da questo punto di vista, una regione come l'Abruzzo ha da temere rispetto anche alla propria base imprenditoriale e occupazionale con l'arrivo di nuovi competitor sul nostro territorio? Ma ritengo di no, teniamo conto che questa regione
è collocata tra le prime 10 regioni più industrializzate d'Italia, perché si pensa sempre alle montagne, alle nostre belle pecore, ma in realtà questa regione in 30 anni ha avuto uno sviluppo veramente incredibile, 133 km di costa, una montagna che non è, è invidiabile anche ad altre regioni, ha avuto una grande capacità, quella di sviluppare una industrializzazione che ha lasciato uno spazio molto molto aperta alla industrializzazione meno impattante. Se noi pensiamo alle aree interne che in qualche modo sfruttano ancora un'esigenza che riguarda il turismo ancora molto poco, noi riteniamo che ci siano degli spazi molto più elevati, ecco, le nostre imprese hanno la capacità di competere anche fuori dalle nostre regioni, quindi se la concorrenza è un valore anche quando arriveranno gli altri, noi in qualche modo siamo in grado di competere. Questo volevo chiedere a Ranieri, se poi la concorrenza diventa anche una concorrenza insomma sulle condizioni, sui contratti di lavoro, insomma potrebbe essere un problema per il tessuto occupazionale di regioni deboli, appunto con l'arrivo di altri player, cosa che sta accadendo altrove per quel che riguarda i servizi pubblici essenziali. Sì, direttore, dobbiamo dal mio punto di vista distinguere due aspetti delle liberalizzazioni. Da un lato le liberalizzazioni utili ai cittadini. Lei prima faceva riferimento alla legge Bersani e lì sono state approvate importanti norme, penso alla portabilità dei mutui che hanno aiutato i cittadini o penso anche ai rapporti contrattuali dei privati con le aziende. Questo sono un tipo di liberalizzazioni sicuramente positive. Dall'altro lato dobbiamo considerare dal mio punto di vista quelli che sono i settori strategici per la nostra economia ma anche per la nostra vita sociale e lì dal mio punto di vista dobbiamo porre un'attenzione maggiore. Noi abbiamo scioperato, ci saranno anche scioperi nei prossimi giorni relativamente per esempio alla norma che prevede che nel settore dei rifiuti debbano andare a gara piccoli lotti, questo porterà una polverizzazione dei contratti di lavoro, aumenterà il lavoro nero, quindi adesso nello specifico del nuovo decreto dovremo vederlo nel merito. Anche perché, certo. Però ecco, bisogna capire quelli che sono i settori strategici del nostro paese e lì io credo che invece un intervento pubblico sia necessario. Faccio un esempio anche pratico e molto concreto. Io mi reco spesso a Roma per ragioni di lavoro, ci sono nella tratta Pescara-Roma ci sono operatori privati che fanno bene il loro lavoro e poi c'è l'operatore pubblico, la Sangritana. Beh, io come orari per andare e tornare all'andata quando c'è una grande affluenza, la mattina alle 6, alle 7 ci sono tanti vettori che vanno verso Roma, quando torno soltanto Tua mi garantiva perché adesso sono diminuite anche un po' quelle corse, servizio ogni ora per tornare da Roma. Ora perché? Perché su alcune corse magari non c'è tutta questa convenienza per i vettori privati, quindi su settori strategici, telecomunicazioni, rifiuti, dobbiamo stare molto attenti. È vero che spesso il privato ha anche dato esempio di inefficienze, ma abbiamo anche delle società partecipate che invece sono efficienti, applicano i contratti nazionali di lavoro e danno trattamenti economici e diritti decenti, importanti ai lavoratori. Ci sono anche società pubbliche che non funzionano e devono essere messe nella condizione di avere insomma, un buon rapporto di economicità e di efficacia. Dall'altro lato ci sono anche operatori privati che hanno dato esempio in questi anni, penso in Abruzzo, su molti settori di non aver fatto il loro lavoro, spesso si è infiltrata la criminalità organizzata. Quindi nei settori strategici dobbiamo stare molto attenti. Nel merito di questo decreto lo vedremo nei prossimi giorni e daremo un giudizio compiuto. Volevo fare una chiosa, direttore, se lei mi permette. Noi abbiamo un caso molto concreto di inutilità, di gara pazza fatta da una parte, di assenza di gara dall'altra. Prendo un caso che secondo me interessa molto agli abruzzesi. Sull'autostrada Pescara-Roma-Teramo-Roma non andava fatta la gara che si fece nel 2001, tant'è che la domanda di spostamento degli abruzzesi non riesce a reggere la vita di questa infrastruttura, altrimenti il costo è insostenibile, come si sta rivelando. È per questo che in questi anni si sono dovuti trovare degli accorgimenti. Commissari. Dall'altra parte invece, l'autostrada per l'Italia, lì andava fatta una gara vera. Oggi, dopo circa 20 anni di assenza di lavori, noi abbiamo l'autostrada per l'Italia che è inaccessibile. Io ho avuto un trisavolo
che è stato anche combattente nella battaglia di Custoza, Vincenzo D'Alfonso, che ha lasciato un documento dove diceva che a cavallo Pescara-Ancona impiegava 4 ore. Adesso con la macchina Pescara-Ancona, con questo safari di lavoro, richiede allo stesso modo 4 ore. Perché si stanno facendo adesso tutti i lavori? Perché non si sono fatti in passato nella direzione Pescara Bologna, Pescara Bari. Nella direzione Pescara Roma, Teramo Roma, va rivisto completamente l'impianto contrattuale. Non possono essere gli utenti a pagare la vita di questa autostrada, perché noi rischieremmo di pagare un biglietto aereo, non un biglietto autostradale. Altro tema: come mai noi abbiamo avuto l'aeroporto con l'accesso al cielo attraverso gli aerei? Perché fu Alitalia, l'Alitalia di allora, pubblicissima, a consentire a Pescara, per l'Abruzzo, di avere l'aeroporto. Se avessimo avuto Ryanair 30 anni fa, 35 anni fa, non avremmo avuto l'attivazione dei diritti per il collegamento aereo. Quindi la concorrenza deve essere impiantata a seconda della situazione, a seconda, come in un qualche modo hanno detto i miei due discussori, e facendo un ragionamento di merito, non facendo gli idioti. Partendo dal presupposto però che noi parliamo di un DL, di un disegno di legge, che quindi adesso i tassisti che si ritengono penalizzati andranno tutti sotto, quando andrà in Parlamento, tutti sotto l'ufficio del senatore D'Alfonso, che come presidente della commissione dovrà insomma anche recepire gli emendamenti, le proposte, insomma anche i mal di pancia dei partiti nella discussione parlamentare di questo testo, e quindi insomma avrà il suo bel da fare, perché il lavoro del presidente della commissione tesoro e bilancio finanze, io vorrei che lo spiegassi anche ai nostri telespettatori dal fuoco, è proprio quello che quando questi provvedimenti poi vengono licenziati dal governo suscitano delle reazioni diverse, non tanto da parte dei partiti, perché anche nel caso della manovra siamo di fronte ad una unanimità, ma da parte delle lobby che insomma in qualche modo, per usare una parola, direttore, il governo prende il foglio rosa, la patente definitiva la dà il Parlamento, la date voi, ecco, e quindi il ruolo del Presidente della Commissione e quello del relatore di maggioranza sono fondamentali, perché poi la manovra vera nasce in un modo e finisce in un altro. Come finirà la manovra questa di Draghi? Insomma, c'è un'unanimità politica, tutti hanno insomma un po' receduto dalle proprie posizioni, i partiti che in una prima fase avevano posto delle obiezioni, insomma si andrà lisci fino in porto, anche perché insomma ci sono i tempi questa volta che sono scanditi anche dalle richieste del PNRR, della sua tempistica, si farà subito ad approvarla D'Alfonso? Allora, io sono convinto che come in altri provvedimenti diciamo molto osservati dall'Europa, il cammino che farà il Parlamento sarà un cammino diritto che punterà a migliorare il prodotto varato dal governo. Ci sono 500 milioni di euro di correttivi possibili che potrà fare il Parlamento, nella fattispecie il Senato. Le misure che ci sono interessanti, migliorabili. Noi faremo l'impossibile affinché i territori abbiano qualcosa in più, anche sul piano del funzionamento normativo, procedurale, procedimentale. Però è oggettivo che ci sono risorse significative su molte partite. Diceva prima il mio discussore industriale, il direttore di Confindustria di Pescara, che sul fisco per esempio abbiamo 8 più 4, 8 miliardi diciamo capienti da utilizzare, dove verranno consegnati? Si prenderà in mano il documento di indirizzo delle due commissioni, finanze di Senato e finanze di Camera, che è stato un documento nutrito dalle audizioni di Confindustria, dei mondi delle competenze, dei mondi anche degli interessi, e troveremo il modo di liberare il lavoro e anche, diciamo così, il capitale che si determina in coincidenza dell'impresa rispetto alla stretta fiscale. Noi dobbiamo liberare coloro i quali poi producono domanda al sistema economico. Il consumatore, l'acquirente, è colui il quale in ragione del lavoro o in ragione della ricchezza poi si rapportano al mercato. 8 miliardi sono pochi, sono tanti? Intanto sono una prima dotazione, perché bisogna vederla poi questa dotazione nella triennalità. Noi abbiamo 3 anni con questa consistenza di copertura. Rivedremo anche altri meccanismi importanti accanto a quello della copertura fiscale, che riguarderà non solo l'IRPEF, riguarderà una parte diciamo significativa del meccanismo di funzionamento dell'IRAP, l'assegno familiare verrà completamente riconcepito, ci saranno meccanismi di revisione anche della giustizia tributaria
che sono grande parte della riforma fiscale. Finalmente si comincia a parlare che le informazioni dell'ordinamento tributario sono a disposizione anche del contribuente, così come l'onere della prova per l'illecito fiscale chiama in causa anche dell'ordinamento tributario. Non si ha più come nemico chi produce la ricchezza o chi realizza la domanda che nel mercato è la ruota, ma si punta ad una logica di patto. Sono 40 anni che aspettavamo certo. questa riforma possibile. Ora ci fermiamo per la pubblicità, perché sul tema del lavoro e delle tasse è necessario un ulteriore giro di opinioni e di informazioni anche ai nostri telespettatori. Quindi Andrea Di Fabio dalla regia ci ferma per un attimo, ma torniamo subito in studio. Allora, siamo tornati in studio con i nostri ospiti, stiamo entrando nel cuore del problema, le tasse, il cuneo fiscale per i lavoratori e insomma anche quelle che saranno le misure per gli altri protagonisti del mondo del lavoro, vale a dire i professionisti e il mondo delle partite IVA. Però il punto principale è quello delle tasse in busta paga, un tema su cui Confindustria e sindacati sono da tempo d'accordo nel sollecitare un intervento serio da parte del governo. Innanzitutto, perché, lo chiedo a Luigi Di Giosafatte, conviene anche alle imprese che i lavoratori abbiano più soldi in busta paga, e soprattutto alla luce anche delle perplessità sulle postazioni che sono state messe in manovra, probabilmente c'è anche il rischio che sì, è un primo segnale, come diceva D'Alfonso, ma assolutamente insufficiente quello contenuto in questa manovra. Sì, noi combattiamo da più di 20 anni per il tema del cuneo fiscale, lo abbiamo sostenuto, noi abbiamo un costo, una tassazione del lavoro che è definire esasperata è poco, e quindi è un problema tutto italiano, non riusciamo ancora a risolverlo. Perché? Perché gli annunci fatti dai vari governi che si sono succeduti, quindi bipartisan, non si sono mai tradotti in attività concreta. Questo invece, questa è una manovra finanziaria che al di là diciamo il livello sui 2 anni dei 3 miliardi che stanzia, è una manovra che comunque è dal punto di vista operativo tocca tecnicamente il cuneo fiscale, cioè a parità di costo per l'azienda, il costo del lavoro per l'azienda, l'obiettivo è quello di far tornare alle tasche dei lavoratori una percentuale importante del proprio salario. Noi abbiamo sempre immaginato che potesse aggirarsi intorno al 20%, con i 3 miliardi stanziati sicuramente non si arriverà nemmeno alla metà. Avete fatto dei calcoli più o meno di quanto possesse una busta paga più o meno degli 1.500 diciamo, euro? Calcoli ancora definitivi che abbiamo pubblicato no, però diciamo si dovrebbe aggirare intorno al 5-7%, quindi lordi, e quindi stiamo parlando comunque di meno poco, degli 80 euro di Renzi. Ma comunque è una risposta che viene data ai lavoratori, cosa che, ripeto, in 20 anni non si è riuscita a fare. Noi avevamo toccato una sorta, come ho scritto io sul mio ultimo libro, che insomma sul lavoro, appunto sul futuro del lavoro, il cuneo fiscale vero si è realizzato indirettamente con le procedure del welfare, no? Quando abbiamo detassato il welfare, in realtà al lavoratore noi diamo dei servizi pagati senza assumere il costo diciamo previdenziale o contributivo. Era una prima risposta, no? Che in qualche modo i governi passati ci hanno dato. Non basta, il cuneo fiscale è il vero cuneo fiscale, è esattamente quello che ha interpretato questa manovra. Il problema che c'è naturalmente riguarda i fondi. Siccome lo diceva anche in apertura il direttore, più di 23 miliardi di questi 30 stanziati saranno a debito, a deficit, quindi sempre l'obiettivo deve essere sempre quello di, e lo dice anche il documento programmatico che accompagna appunto la manovra, quello di rientrare nel deficit diciamo ordinario pre-crisi con il PIL entro il 2030, e quindi noi dobbiamo immaginare che dal 2024 questo debito deve essere ripagato, e deve essere ripagato entro il 2030. Qual è la posizione di CGIL, ma anche degli altri sindacati, rispetto a questo segnale che è stato dato nella manovra? Quali sono i vostri calcoli? Quali sono intanto anche i presupposti culturali di una decisione di questo tipo? Perché insomma si tratta di anche
praticare giustizia fiscale nel momento in cui vanno a premiare coloro che certamente pagano le tasse, le imprese e i lavoratori quando presentano una busta paga. Sì, noi da anni chiediamo questa misura, cioè la riduzione del cuneo fiscale, anche perché uno dei maggiori paesi del nostro paese è proprio quello dei bassi salari, cioè il netto in busta paga è davvero basso. Su questa manovra è importante, è stata stanziata, diciamo, una cifra importante nel totale, ma comunque ancora non viene decisa la ripartizione che verrà fatta, quindi noi oggi non possiamo capire quale sarà effettivamente l'incremento della busta paga dei lavoratori, non sappiamo neanche se tutta questa partita verrà messa sul cuneo fiscale, se una parte anche sulle pensioni, quanta parte verrà messa per altre misure che riguardano la riduzione della tassazione alle imprese, si parlava prima dell'IRAP, quindi una misura certamente importante, se il Parlamento saprà dedicare il totale della riforma fiscale o la gran parte, diciamo gli 8 miliardi, sull'abbassamento appunto sulla riduzione del cuneo fiscale. Quindi ad oggi ci sono risorse, dovremo vedere come il Parlamento vorrà declinare queste risorse, perché poi quello che a noi interessa è quanto effettivamente il lavoratore vorrà vedere di più in busta paga, con una progressività che noi abbiamo sempre chiesto, cioè il maggior beneficio lo dovrà avere ovviamente chi a salari più bassi, per arrivare comunque a salvaguardare anche i salari medi. Oggi, oltre lo stanziamento di bilancio, non siamo in grado di dirlo, perché il governo, anche nell'incontro che c'è stato con CGIL e CISL la settimana scorsa, non ha declinato come poi intende ripartire questa somma. Quindi vedremo e chiederemo, stiamo facendo a livello nazionale, il nostro segretario Landini insieme ai segretari generali di CISL e UIL sta chiedendo incontri a tutte le parti politiche nazionali in Parlamento per capire e per chiedere che vi sia effettivamente un'importante riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori e sui redditi medio-bassi. Ecco, diceva con chiarezza Ranieri, senatore D'Alfonso, che insomma, nella partita del cuneo fiscale c'è anche la partita delle pensioni, perché poi si tratterà di ripartire questa appostazione finanziaria. Sulle pensioni stava per saltare tutto, stava per partire la mobilitazione proprio dei sindacati fino a un giorno prima della presentazione della manovra, poi giovedì scorso è arrivata questa soluzione di quota 102 almeno per il 2022. Voi avete fatto anche dei calcoli rispetto a quella che sarà insomma, l'incidenza finanziaria di questa modifica, si può appunto cercare di fare anche una percentuale di quanto sarà impiegato per le pensioni e quanto invece per il cuneo fiscale nella dotazione complessiva della manovra? Allora, intanto diciamo con esattezza che servono sia conti riferiti ai numeri, ma anche bisogna conteggiare qual è la quota di giustizia sociale che una misura porta con sé. Per esempio, di quota 100 portava con sé involontariamente, diciamo, un principio di ingiustizia sociale, che è di più di ingiustizia sociale, che era quasi una diseducazione. È un'esperienza che abbiamo alle spalle ormai. Abbiamo determinato questo correttivo di quota 102. Quanto alle qualificazioni dei numeri sono impegnati in questi giorni gli uffici sia del Parlamento, l'UPB, che gli uffici dei ministeri a prevalente competenza a misurare con esattezza. Intanto abbiamo fatto un passo molto significativo in avanti nella direzione della giustizia. Noi dobbiamo sapere però che su questo fronte noi possiamo chiamare a raccolta il sacrificio di tutti, alla condizione che il prodotto finale non destabilizzi i legami sociali e comunitari. Il dato, diciamo, di destabilizzazione di alcune riforme che abbiamo ereditato dall'immediato passato finalmente è entrato in agenda. Noi dobbiamo sapere che per quanto riguarda la riforma fiscale gli 8 miliardi troveranno una replica negli altri due anni. Si è finalmente messo in agenda il fatto che le aliquote, la terza aliquota, ha per esempio una sua profonda ingiustizia, perché più che
uno scaglione, è uno scalone quello che si inaugura con la terza aliquota riferita all'IRPEF, e anche lì abbiamo trovato un grande accordo, così come diciamo il dato della marginalità nella quantificazione della consistenza del prelievo si determina nei fatti nei confronti di ciò che sta circa lo scaglione al centro, quello che riguarda il ceto medio italiano, con un atteggiamento quasi proprio di antipatia, quasi di odio. Sì. E questo è il frutto di 6 mesi di scrutinio, di discernimento da un punto di vista proprio pre-ideologico. Quanto all'altro elemento di copertura di un welfare sociale, di un welfare community, cioè quello della pensione, che è il tema del futuro di chi dopo che ha lavorato ha diritto di avere certezze, anche su questo si sta facendo un lavoro di redistribuzione all'insegna della correttezza. Voi pensate per esempio alle misure di salvaguardia per tutti coloro i quali non avevano una potenza organizzativa nelle piccolissime imprese. Finalmente si introduce anche lì elementi di tutela. Pensate voi alla cassa integrazione per le imprese fino a 5 dipendenti. È un pullulare di questo livello di consistenza di organico nell'Italia anche degli Appennini, che è un'Italia in difficoltà, che è un'Italia diciamo rallentata anche dalla natura, dalla geomorfologia. Allora le imprese fino a 5 dipendenti finalmente hanno un riconoscimento giuridico. Così come si mette mano, permettetemi, e cominciamo ad aprire anche questa pagina, ad un'attenzione ritrovata nei confronti di agenzie di sviluppo, che sono i piccoli comuni. Cioè il piccolo torna ad essere protagonista, la piccola impresa, il piccolo comune, colui il quale con il suo progetto di vita vuole restituire vitalità a questo sistema paese. Anche questo significa farsi carico di coesione. Concorrenza l'abbiamo detto, ma anche coesione. Fare in modo che alla fine non sia un paese di slegati, ma un paese di collegati, grazie ad un grande progetto che deve restituire forza e vitalità alla nostra economia. Il bilancio pubblico va ricostituito. Noi oggi in Italia abbiamo sofferenza nella considerazione di quello che è il primo strumento di navigazione verso il futuro, che si chiama bilancio pubblico. Le tasse devono essere pagate perché consentono al paese di esserci. C'è la progressività fiscale che deve essere veritiera, dopo che uno ha cessato di lavorare deve avere strumenti di garanzia, i beni pubblici vanno sottoposti a competizione, si comincia a intravedere diciamo, la maniera di essere dell'Italia in un quadro comunitario all'insegna della competizione ma anche della solidarietà. Dopodiché servirà fare una grande riforma della pubblica amministrazione, perché poi tutte queste misure devono arrivare a destinazione. Far nascere un'impresa deve essere immediatezza, non una specie di raccomandazione allo Spirito Santo. Ecco, rispetto ai tempi, insomma, la cosa è stata momentaneamente, ma soltanto accantonata, ma per poter accedere anche al PNRR occorre accelerare sulla riforma fiscale, quindi insomma è un tema che il Parlamento... Riforma fiscale, riforma della giustizia, debba, per esempio... debba affrontare, in quanti mesi dovete, allora, dovete noi dobbiamo, arrivare a, noi dobbiamo, a fare gol su questo? Calcoliamo, noi dobbiamo entro metà del tempo datoci da Bruxelles fare tutte le riforme. Entro 72 mesi, dal gennaio del 21, dobbiamo rendicontare, che è di più di realizzare. Rendicontare è praticamente la festosità finale, con tutti i documenti contabili in ordine, e non abbiamo una grande tradizione di coltivazione dei numeri contabili. L'inserimento dei dati è odiata in Italia come attività, l'inserimento dei dati, perché siamo abituati a darli alle società esterne di assistenza strategica, a questi con le cravatte al nodo largo e le slide. Invece dovrebbe essere molto un dato dell'interno delle amministrazioni, se vogliamo reimparare anche una competizione del lavoro pubblico. Direttore, mi faccia dire una cosa, perché noi dobbiamo imparare anche a dire grazie quando le riforme sono straordinarie. Ieri in Consiglio dei Ministri si è discusso seriamente di una grande riforma che ristabilisce il principio della presunzione di innocenza. Questo è un paese che era martoriato rispetto a chi vuole produrre ricchezza, a chi vuole assumersi responsabilità, a chi vuole decidere. Tant'è che stava passando il principio della dittatura della paura. Non faccio nulla
e avrò vita tranquilla. Questo riguarda molti funzionari pubblici. Molto i funzionari pubblici, perché tutta questa massa di risorse, le riforme, richiedono funzionari che lavorino dalla mattina alla sera senza paura. Con regole certe. Con regole certe, con anche una distinzione tra l'errore che è possibile, la colpa, certo, e il dolo. Certo, la presunzione, certo, di innocenza è un architrave della democrazia liberale. Certo, il tema, dicevo, anche delle riforme è abbozzato in particolare in alcune misure di questa manovra, e mi riferisco a quelle che riguardano proprio il mondo del lavoro. Per esempio, oltre al fatto di confermare opzione donna, c'è l'allungamento della lista dei lavori gravosi per sia ai fini pensionistici che ai fini proprio di qualificazione delle mansioni che vengono ampliate, in particolare i magazzinieri, le estetiste, le maestre, quindi una grossa categoria per le quali, insomma, scatta anche un meccanismo diverso sia dal punto di vista assicurativo che soprattutto dal punto di vista sociale, con l'APE sociale, quindi la possibilità anche di avere un'età pensionata, un accompagnamento alla pensione diverso. Questo è un segnale molto importante, ritengo. Vorrei che lo commentassero appunto i protagonisti del mondo del lavoro per capire, insomma, fino a che punto questa specifica misura possa aiutare una transizione non facile verso una riforma delle pensioni che poi vada oltre la Fornero e, insomma, possa dare qualche certezza nel giro dei prossimi anni. Sì, qui c'è una visione diversa tra la Confindustria e le organizzazioni sindacali. Il nostro presidente Bonomi ha attenzionato ormai da mesi la questione quota 100 e la fase invece dell'aggancio alla riforma Fornero, ritenendo che tornare ad allargare le maglie può essere un problema serio per il nostro paese, anche a livello di conti. Quello che si è fatto, naturalmente, noi sui lavori usuranti o sull'impatto di alcune categorie di lavoratori rispetto all'accesso alla pensione, abbiamo sempre ritenuto che ci potesse essere una distinzione. Lo stanziamento che si fa non è uno stanziamento così forte, lo si fa nella regola quota 102 solo per il 2022, per capire anche qual è l'effettivo costo di bilancio. Noi insistiamo molto rispetto alla riforma delle pensioni per una riforma forte, cospicua delle politiche attive del lavoro, perché se noi non introduciamo, non affianchiamo un sistema pensionistico lineare che sia in equilibrio, un sistema che consenta a un lavoratore anche a 50 anni espulso dal sistema produttivo di potersi formare e rientrare, ahimè, purtroppo sbagliamo. Per esempio, questa manovra abbassa, come chiedeva Confindustria, al contratto di espansione il livello di accesso aziende da almeno 50 addetti. Questo consente, per esempio, di arrivare al pensionamento fino a 5 anni prima, con l'obbligo alla reintroduzione dell'occupazione giovane, e qui c'è un tema preponderante nel nostro paese. Noi siamo la seconda piattaforma manifatturiera d'Europa, seconda solo alla Germania. Bene, abbiamo una necessità nella conversione green del nostro paese, direi anche del globo, abbiamo una necessità di avere giovani lavoratori nel passaggio della fase dei motori all'endotermico a elettrico, giovani lavoratori che siano di cognizione digitale. E quindi noi dobbiamo accedere a un livello pensionistico che favorisce l'uscita anche di 4-5 anni, e questo il contratto di espansione lo prevede, però con l'obbligo di poter reintrodurre la stessa occupazione che esce all'interno dell'azienda con giovani che siano digitalizzati.
perché la sfida sarà su questo. Su questo c'è una visione diversa invece da parte dei sindacati. Vorremmo aggiungere, insomma, a quello che ho già introdotto come informazione, anche il fatto che parte per la prima volta una vera riforma degli ammortizzatori sociali. Certo. Ci sono 4 milioni e mezzo di euro nel 2022, c'è anche una parte di indebitamento nel saldo che viene previsto. Insomma, c'è soprattutto questa estensione degli ammortizzatori sociali e che abbiamo sperimentato di fatto nella fase pandemica anche alle imprese sotto 5 dipendenti. Sì, che diventa una deroga. Chiedo a Ranieri anche, insomma, voglio dire, anche la scelta sui lavoratori appunto che svolgono mansioni usuranti è definitiva, insomma, se viene codificata rimane un passaggio senza ritorno, diventano per sempre lavori usuranti quelli. No, il principio è sicuramente importantissimo e non lo chiedevamo da anni. Il problema è che noi riteniamo che queste misure poi non potranno essere applicate per un motivo molto semplice, perché nell'APE sociale le risorse appostate sono poche, vi sarà una graduatoria e secondo noi molti lavoratori purtroppo rimarranno fuori. Dall'altro lato i lavori usuranti non vengono inseriti anche nella parte che riguarda i lavoratori precoci e quindi noi avremo comunque una fascia importante di questi lavoratori che sono considerati giustamente usuranti ma che resteranno fuori. Faccio un esempio per farmi capire e poi magari se ne ho tempo vorrei fare un discorso generale sulle pensioni anche per togliere alcuni equivoci di fondo che secondo me ci sono, ma i lavoratori edili non maturano i 36 anni di contributi, perché chi lavora nei cantieri, sopra le impalcature, sappiamo che a dicembre il lavoro si ferma, sappiamo che sono lavori fortemente discontinui. Allora noi chiedevamo per i lavoratori edili un abbassamento dai 36 anni ai 30 anni, così come avevamo chiesto anche nella commissione che abbiamo fatto tra imprese e sindacati, e questo punto non è stato inserito. Quindi bene riconoscere e ampliare le fasce, no? Parlavamo maestri di asili nido e così via, ma personale sanitario, ma noi crediamo che questo non possa avvenire, cioè quindi è un principio che è stato inserito senza poi la garanzia che questi lavoratori possano rientrare nell'APE sociale. Ma vorrei fare un discorso più generale sulle pensioni, perché e soprattutto togliere degli equivoci. Quota 100 non era la proposta del sindacato, perché su questo sono d'accordo con l'onorevole D'Alfonso quando diceva ha creato a questo punto delle iniquità, perché una parte di lavoratori è potuto uscire in questi due anni molto presto e per gli altri avranno uno scalone di 5 anni e noi dai nostri studi della Fondazione di Vittorio saranno pochi i lavoratori che potranno accedere a 102, si parla di 8.000 rispetto ai 117.000, se poi volete i dati ve li leggo. Noi invece quello che chiediamo è una riforma strutturale delle pensioni, perché innanzitutto perché la riforma Fornero ha inserito, e noi su questo siamo stati d'accordo già dalla riforma dalla riforma Amato, un sistema contributivo. Noi però sappiamo, ed è così, che nel sistema contributivo senza elementi di solidarietà alcuni soggetti non potranno accedere alla pensione. Innanzitutto i giovani, un lavoratore discontinuo e precario, una commessa del supermercato che lavora part time, non accumulerà i contributi in un sistema contributivo per avere una pensione, andrà in pensione come chi non ha lavorato mai, questo è ingiusto. E questo qui crea anche, come dire, una forma di... Spenderebbe più per il ricongiungimento dei periodi non lavorati. Certamente, certamente. Spesso preferisce lavorare in nero perché comunque sa che i suoi contributi non gli verranno riconosciuti. Stessa cosa vorrei dire per la pensione dei lavoratori precari. Allora noi che cosa chiediamo? Innanzitutto una pensione contributiva di garanzia. I giovani, coloro che hanno lavori discontinui, con la fiscalità generale, una parte, possiamo pensare di contribuire nei periodi scoperti? Così, come dire, aiutiamo Ma anche... Ma dove troviamo le risorse? Potrebbe essere una misura nel PNRR. Ma innanzitutto, come abbiamo detto, abbiamo utilizzato risorse per creare quota 100 in questi anni che sono costate, ha dato ad alcuni la possibilità di uscire prima, ad altri no. E secondo, in secondo luogo queste risorse verranno l'uscita di cassa avverrà dopo, arriverà non prima del 2030. Questa è la prima richiesta che abbiamo fatto. D'altronde qualcuno ci deve dire oggi come i giovani possono pensare ad avere una pensione con i lavori che hanno e con l'INPS che gli certifica che non avranno una pensione. Certo. Primo punto, quindi, le pensioni dei giovani. Questo anche per rispondere a chi dice che noi vogliamo mettere, sono altri che mettono in contrapposizione gli anziani contro i giovani, non
non di certo no. Il secondo punto, ecco, noi abbiamo creato un mostro, qualcuno è andato in pensione in questi 2 anni, qualcun altro deve aspettare 5 anni. È possibile pensare ad una riforma strutturale che comunque di una continuità e che non faccia sì però che i lavoratori vadano in pensione a 67 anni quando svolgono lavoratori gravosi e anche con un altro impegno che c'era stato, quando i sindacati firmarono il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Allora fu detto che proprio perché il lavoro non era continuo, il sistema contributivo avrebbe consentito di avere una maggiore flessibilità in uscita, ovviamente avendo un assegno decurtato. Questo oggi non avviene e quindi molti lavoratori che sono espulsi dal sistema produttivo sono in difficoltà. Poi una parte, il direttore Giosafatte faceva riferimento al contratto di espansione, questa è una misura positiva che noi vediamo, però quello delle pensioni è il punto fondamentale che i lavoratori ci chiedono e dove noi oggi non abbiamo risposto e chiediamo al Parlamento di cambiare questo punto. Il secondo aspetto che sul quale volevo discutere, però mi dica lei direttore se c'è tempo, quello degli ammortizzatori sociali che è un punto molto importante. Ecco, ne parleremo nell'ultimo giro perché il tema sociale lo affronteremo adesso anche in relazione al reddito di cittadinanza, ma ci fermiamo soltanto per qualche istante, a tra poco. Sì, allora siamo nella fase conclusiva della nostra trasmissione, stavamo parlando di temi sociali legati alla manovra, gli ammortizzatori, ma anche il reddito di cittadinanza. Io glielo dico brutalmente, senatore D'Alfonso, dal foglio rosa dello schema del Consiglio dei Ministri alla patente che darete voi in Parlamento, rimane tutto così? Il reddito di cittadinanza non si tocca, i 5 Stelle lo hanno blindato? Anche perché oggi insomma, abbiamo notizie anche di situazioni che non fanno bella pubblicità a questa misura. Allora, io ritengo che verrà migliorato, precisato, per evitare le astuzie e le condotte da legno storto. E poi bisogna agganciare questa misura, diciamo, di cittadinanza rispetto all'assunzione di un progetto di vita attiva, anche dal punto di vista del lavoro. Coniugare il non lavoro, supportato dalla mano pubblica, dall'ordinamento, con il progetto di vita lavorativa. La vita lavorativa si alimenta di formazione, di preparazione e si alimenta anche di uno stimolo dell'intero ordinamento a facilitare occasioni di preparazione rispetto al lavoro. Deve scattare una immediatezza di meccanismo per evitare le furbizie e gli inganni ai danni della collettività. C'è però da dire che una riflessione a carattere planetario sui redditi di solidarietà c'è. È un reddito che riconosce che la vita ha bisogno di copertura economica. In passato c'erano le famiglie capienti che aiutavano, adesso c'è bisogno di questa copertura che però va instradata con regole che faccia funzionare e non faccia appisolare, perché ci si appisola sia quando si fa i furbi che quando si gradisce non fare nulla. Però su questo io devo ringraziare le forze politiche che hanno posto questa questione in maniera tale che in agenda giuridica, normativa e politica si ponesse il tema di riflettere. Faccio la domanda al direttore di Confindustria Chieti Pescara. A lei quanti percettori del reddito di cittadinanza risulta siano stati assunti dall'introduzione della misura nel nostro territorio? No, ahimè non ci risulta, anzi ci risultano casi assurdi, casi in cui si chiede di poter lavorare in nero e invece le nostre imprese assumono in maniera regolare proprio per non perdere il reddito di cittadinanza. Immaginate, noi siamo un po' un esempio in Italia, su Chieti Pescara siamo tra le prime Confindustrie a chiudere un accordo come ANCE, come associazione dei costruttori, proprio per il settore edile con i CAS. Stiamo cercando adesso di convenzionare, abbiamo già individuato col prefetto di Pescara delle prime indicazioni per far lavorare gli immigrati che sono nei CAS, dare lavoro certo, assumendoci l'onere nelle nostre scuole edili di poterli formare in una formazione di base che non riguarda solo la lingua italiana e quindi il conoscere gli attrezzi per la sicurezza sul lavoro e quindi saper lavorare sui cantieri, ma anche sulle attività dei diritti dei lavoratori e su quanto è utile poter fare dai primi livelli da manovale fino ai muratori. Anzi, stiamo pensando anche di cambiare i nomi dei mansionari, perché purtroppo dobbiamo arrivare a definire dei nuovi
delle nuove mansioni, perché evolve il sistema del lavoro e deve in qualche modo cambiare anche ciò che noi chiamiamo con i vecchi nomi, perché conta anche questo. Su queste scuole edili, unitamente CGIL, CISL e UIL, stiamo ragionando per poter anche ospitare immigrati in fase di regolarizzazione, quindi tutti assistiti, diciamo, purché abbiano la voglia di accedere al lavoro con contratti veri, seri e non facendo appunto attività di furbizia che non ci appartiene. Quindi su questo tema siamo veramente forti. Sul tema del reddito di cittadinanza, lo stanziamento di oltre 790 milioni di euro, circa insomma 800 milioni per il 2022, noi abbiamo sempre detto: attenzioniamo al massimo a che il reddito di cittadinanza, inteso esattamente come lo diceva il senatore D'Alfonso, cioè esiste un tema planetario sulla assistenza della persona in tutte le fasi della propria vita, però senza confondere mai l'immobilismo di chi invece ottiene un reddito che spesso è superiore a chi magari ha fatto un lavoro di 35 anni part-time di 4 ore al giorno, che si vede dall'INPS consegnare 650 euro al mese. Loro ne perdono, nell'attività più importante, 7,49, per dire livello. Sì, non è chiarissimo, possibile, chiarissimo. È un'ingiustizia sociale questa. Sì, i correttivi sono un paio: si firma il patto per il lavoro contestualmente all'invio della domanda al reddito di cittadinanza e soprattutto non si possono rifiutare più di due lavori. Non sappiamo se noi saremmo arrivati almeno al primo lavoro, perché non so se sarà sufficiente, però questo è un tema che appunto aveva introdotto giustamente Ranieri, che è quello delle persone che perdono il lavoro, ahimè anche sul nostro territorio, ad un'età avanzata e che comunque non trovano di che vivere con le loro famiglie. Quindi un tema molto rilevante, sociale e occupazionale. Sul tema degli ammortizzatori sociali, appunto, c'è un legame stretto su questa situazione di sofferenza. Ranieri, lei voleva aggiungere altro proprio rispetto a una mentalità da cambiare nei meccanismi che sono attualmente in vigore. Sì, oggi ci troviamo in un mondo del lavoro dove il problema più grande è la precarietà. E su questo io credo che il governo, il Parlamento dovrebbe cominciare ad agire e a porsi un problema, perché pensiamo a tutti i nuovi lavori, 500.000 posti di lavoro creati, diciamo, dopo la pandemia, sono posti di lavoro a tempo determinato e la grande maggioranza di questi non scavallano l'anno. Quindi abbiamo due strade da percorrere. La prima è per incentivare le aziende che creano stabile e buona occupazione. Queste aziende vanno incentivate, perché non sono tutte le aziende che hanno al loro interno lavoratori precari. Noi dobbiamo aiutare quelle aziende che vogliono creare lavoro stabile, perché il lavoro stabile crea la certezza di avere una famiglia, di poter programmare un futuro, di avere figli, quindi creano il benessere della società. Questo è un punto chiave che deve essere affrontato. Il secondo punto è quello di tutelare quelle persone che perdono il lavoro, che hanno dei forti periodi di vuoto contributivo. Allora si mettano tutti i controlli che vogliamo, si raddoppino, si triplicano, ma non si può mettere in discussione una misura sociale che aiuta le persone a vivere con stenti e sacrifici, perché se qualcuno di noi ha conosciuto tante persone che vive di reddito di cittadinanza, non si vive con 300 o 400 euro al mese, magari avendo la famiglia, però è un minimo veramente per evitare che tante persone vadano sotto i ponti. Quindi stiamo parlando proprio di carne viva delle persone, e quindi io anche alcuni atteggiamenti così dissagranti, sinceramente credo che è una materia nella quale ci si debba approcciare con molto rispetto, colpendo tutte le situazioni, ovviamente tutte le situazioni critiche. Altro punto importante, questo sì, della manovra, perché come ho detto sulle pensioni per noi ci sono dei punti critici, lo voglio ribadire, e su questo faremo anche le assemblee con i lavoratori, che ci chiedono anche di andare in piazza su alcuni punti dei quali parlavo prima. Un punto fondamentale invece è quello degli ammortizzatori sociali, sono stati posti
appostata una 3 miliardi di euro, su questi possiamo cominciare a ragionare su degli ammortizzatori sociali di carattere universale, perché oggi tante aziende sono, quindi tanti lavoratori sono esclusi dalla possibilità di attivare ammortizzatori sociali. Abbiamo chiesto invece gli ammortizzatori sociali in un periodo così difficile siano continuativi e siano estesi a tutti quanti i lavoratori. Siamo, diciamo, da questo punto di vista sulla buona strada, ed il tavolo con il Ministro del Lavoro Orlando è un tavolo che andrà avanti. Adesso vedremo come lo declineremo, sì, in realtà, ma credo che questo sia un punto molto importante, agganciato ai contratti di espansione di cui parlava Ligio Saffatte prima. Ecco, Ligio Saffatte voleva aggiungere una cosa sugli ammortizzatori sociali. La manovra prevede una misura importantissima. Le aziende che assumono i lavoratori in liste di cassa integrazione avranno una dotazione del 50% dell'indennità, e assumono a tempo indeterminato, dell'indennità di cassa integrazione. Esattamente quello proprio che Carmine Ranieri sottolineava, cioè se c'è la necessità di stabilizzare e di avere lavoro stabile, questa manovra contiene anche una previsione di una misura importante. Tra l'altro lo stanziamento di 3 miliardi rappresenta lo 0,079% del PIL nostro, e quindi non è comunque poco, sono 1,5 miliardi per ogni anno, e quindi è un dato molto molto importante, lo volevo sottolineare. Certo. Perché allora io vorrei concludere questa nostra trasmissione con una fase informativa da parte del Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato D'Alfonso rispetto a quello che la manovra può produrre per il nostro Abruzzo. Ci dica qualcosa di positivo che potrebbe accadere se questa manovra ha in porto, e le occasioni che si aprono per le imprese e per gli amministratori della nostra regione nel concreto. Allora, proprio due dati essenziali di derivazione del PNRR: noi abbiamo sostanzialmente la media di 50 miliardi di euro l'anno per la modernizzazione del nostro paese sul piano della transizione nelle tre direzioni conosciute. Dentro però questo macro numero ci sono 2 miliardi di investimenti per le infrastrutture, per lo sviluppo e per la coesione, più altri 4 miliardi per quanto riguarda il potenziamento competitivo delle iniziative private. E questi sono i grandi numeri che si trovano sia nella parte letteraria che nella parte, diciamo così, articolare. C'è un interessante articolo 136 riguardante la rigenerazione dei comuni inferiori a 15.000 abitanti. Qui parliamo del PNRR? No, parliamo della legge di bilancio. Sono praticamente risorse significative, concrete, moltiplicabili se funziona, perché qual è il meccanismo che segue il legislatore? Se uno strumento funziona, viene rifinanziato. L'accordo che c'è tra la parte normativa letteraria e la parte contabile è: io metto una posta, creo uno strumento normativo, legislativo, a favore della rigenerazione urbana dei comuni fino a 15.000 abitanti, che sono la grande parte dei comuni italiani. E che devono fare? Di comuni capoluoghi che piacciono ad alcuni che stanno anche in Abruzzo, ce ne sono 4. In Italia sono 108, ma nella sostanza i comuni che fanno l'ossatura urbana italiana sono fino a 15.000 abitanti, devono praticamente osservare gli avvisi del Ministero degli Interni e presentare un documento di descrittività tecnica essenziale, una specie di documento di fattibilità che indichi cosa fare, dove fare, con quante risorse. Essere per tempo pronti a rispondere alla sfida dei bandi del Ministero degli Interni, che è uno dei 3 ministeri che ha tradizione amministrativa, che le cose le sa fare, le sa istruire, ha la logica della par condicio, la cultura della par condicio, non si fa spintonare come altri ministeri, diciamo, ad indirizzo politicissimo. Allora, i sindaci, gli assessori, che hanno molta motivazione, i consiglieri comunali, le strutture tecniche, per quel poco che ci sono nei piccoli comuni, guardino entro gennaio del 2022 gli avvisi della Direzione Generale Coordinamento Territoriale del Ministero degli Interni, è retto da uno straordinario servitore dello Stato, Sgaraglia, prefetto Sgaraglia, da dove escono questi avvisi. Io sono disponibile anche a garantire quel coordinamento collaborativo che un Presidente di Commissione deve fare, probabilmente lo porterò anche in Abruzzo accanto al sottosegretario
del Ministero degli Interni delegato per fare spiegare che quell'opportunità fa riferimento ad un bando e un bando dura 30 giorni, poi è inutile che corriamo ai ripari settembrini, bisogna allineare il bisogno, l'istanza, i tempi di quel bando e poi appaltare entro i tempi che dice il bando, entro 4 mesi bisogna appaltare. Ma siccome rigenerare urbanamente, urbanisticamente, non significa fare il palazzo di Fuxas, è semplice, come mi potrebbe dire, diciamo, la parte dell'ANCE contenuta dentro a Confindustria. Rigenerare non richiede una complessità elaborativa, richiede più una complessità nella direzione dei lavori che non nell'elaborazione. Allora, cari sindaci, care imprese che ci siete, cari progettisti, cari professionisti, aiutate i comuni a partecipare a questo bando. Se funziona ci metteremo ulteriori risorse, perché qual è la logica? E concludo, qui parlo davvero da legislatore. Quando un prodotto normativo funziona, arrivano le risorse. Quando è che si abbandona? Quando non funziona? Ed è il rischio del PNRR, che alla fine vada a finire nelle mani di grandi canali di monitoraggio che metteranno soltanto a posto le carte. E questo è successo anche per il superbonus, su cui chiudiamo veramente. Bravo, bravo. Sul superbonus, ecco, si riesce a cambiare qualcosa anche per permettere a chi ha un'abitazione monofamiliare, allora, di alla proroga? Io garantisco alla mia regione, che è l'Abruzzo, ma non solo la mia regione, che appena finita questa specie di Vietnam normativo o di urologia normativa che a volte si è costretti a portare avanti con questi spintonamenti, che faremo qualcosa che assomiglia ad un testo unico su misura di chi deve fare le cose. Gli spostamenti in avanti sono il 2022, come si scrive anche nella norma della legge di bilancio, e poi vedremo per quanto riguarda i condomini di rendere tutto più semplice anche andando oltre. Però la logica della, diciamo, rigenerazione con finalità energetica e statica rispetto al rischio sismico ormai è entrato nel nostro patrimonio normativo. Noi dobbiamo anche lì imparare a fare bene e velocemente, perché tutta l'aspettativa di queste norme è di fare riattivare il circuito economico con cantieri diffusi, non sul modello del Ponte Morandi, un cantiere che consumi 500 milioni, ma fare in modo che ci siano 10.000 cantieri in Italia che attivino e tirino e drenino risorse facendo occupazione, perché l'edilizia è una grande infrastruttura economica, perché riguarda tutti i settori. Bene, io ringrazio il Presidente Alfonso e ci ha dato anche informazioni, credo, utili per gli amministratori e per i tecnici che ci hanno ascoltato su una misura concreta che la finanziaria mette in campo proprio nelle prossime settimane e della quale approfittare. Ringrazio il direttore di Confindustria Luigi Di Giusaffatti. Vi ricordo l'appuntamento del lunedì sera con Economia alle ore 22, il nostro settimanale di approfondimento su questi e tanti altri temi. Saluto e ringrazio Carmine Ranieri, segretario generale della CGIL Abruzzo e Molise, naturalmente di finanziaria. Diamoci l'impegno di tornare a parlare quando sarà legge dello Stato e quando dovremo dare appunto informazioni importanti di servizio come queste. Grazie ai nostri telespettatori e arrivederci a venerdì prossimo. Grazie, arrivederci.